L'unico frutto dell'amor è la patata, è la patata. Ma questa signora è una signora particolare in un paese particolare. La presidente della Proloco, giusto? La Proloco Cepino Prata di Cautano. E che cosa festeggiate questa sera e anche domani ovviamente? Stasera e domani è una sagra prima di tutto? È una sagra e esaltiamo il prodotto tipico del posto, la patata di montagna. Quindi tema si parla di patata. Sì, sì. Evviva la patata! Signore e signori, questa è la saga della patata! L'unico frutto dell'amore è la... la patata. È la è l'unico frutto dell'amore. È la banana, è la banana. È l'unico frutto dell'amore. È la banana del mio amore. È l'unico frutto dell'amore. È la banana, è la banana. È l'unico frutto dell'amore. È la banana del mio amore. La banana, la banana, la banana del amore. La banana, la banana, la banana. Ma lei sta aspettando la patata questa sera? Dice che è buona qui la patata, sì, rispetto alle altre. C'è una buona patata. Ecco. Ah, ecco. Quindi lei è intenditore di patate. Io mi sono soffermato questa sera proprio perché sono incuriosito di questa sagra, perché sì, se ne fanno tanti di sagre, però la patata è quella. Va, la patata è dappertutto, va come la metti, è buona. Quindi, buonasera ragazzi, è tutta birra, come si dice? Ma lo sapete che c'è stasera c'è tanta patata? La sta aspettando? Con ansia. Quindi frequentate quindi la sagra, la sagra delle patate, insomma assaggiate qualche, patata non si può stare. Qualche patatina stasera, assaggiate, eh? Okay. La particolarità della patata. Sì, questa è appunto una posto. Patata di montagna tipica come prodotto. Coltivata qui? Coltivata qui all'altezza di circa 600 metri. Ecco la particolarità, c'è l'altezza. Il terreno della coltivazione. Sottile, fresco, quindi dà quella caratteristica particolare al prodotto che utilizziamo appunto. E la conservazione ho sentito anche. Sì, dopo essere state scavate con la fine di settembre vengono poi conservate interrandole nuovamente nel terreno, sempre in montagna, e si mantengono fresche come se fossero state appena scavate. Oh, buonasera, c'è la vendita della patata, le patate, sì, di montagna. Patate di montagna. Ma di sono montagna. Tutte così, sono? Sono così deformate? No, queste no, sono alcune che sono. Ma le ha messe apposta in maniera, sì, così folcloristica, sì, per, sì, oppure qualcuno... tutte quelle che vendete dentro, no, quelle buste, no, sono, no, così, no, ecco, no. Faccia vedere un attimo il cuore. Allora, ci abbiamo un cuore. No, questo cuore non è un cuore, quello è il cuore. È questo. Ecco, abbiamo un cuore. Questa altra forma qui, non la lasciamo la stare, questa altra forma. C'è un po' particolare. Sì, c'è... Guarda. La patata nella patata. La patata. La patata. Patata. Ma io vedo pure un pipì. Guarda, guarda. Eccolo lì. Quale? Il pipì. Queste potrebbero essere delle tette. Le tette. Vedi, le tette. Oh, il reparto più importante della sagra è la trippa. Di chi la trippa? Di chi, la tua, la mia? Di chi è la trippa? La mancia, non... Ecco qui che gira la trippa con le patate. Con le patate. La padellaccia. Allora, la padellaccia, abbiamo le patate fritte con dentro carne di maiale. E papacelle. Vediamo un po'. Ragù con qualche pezzo di pomodoro. Sto pomodoro, benissimo. E qui abbiamo l'acqua a bollire, giusto? Per gli gnocchi. Ciambotto, pane, patate, rape, fagioli. Signori, ci troviamo in un tavolo prelibatissimo, il dolce, la patata d'accordo, ma i dolci... Ma tutti fatti in casa!
qui non c'è niente di comprato. Fabbricato e comprato. Alcuni signori del paese offrono i dolci. Sono ciambelle queste con le patate, non sono le classiche ciambelle dolci, fritte. Sono dolci fritte, fanno con le patate. Salve ragazzi, mi fate sentire lo scrocchio della patatina. 3, 2, 1. Salve signora, sono pronti gli gnocchi? Quasi, sto aspettando, quasi. Ridi, che mamma ha fatto i gnocchi. Stavo bene, Stavo no, bando, sono no. Il fonico per stasera. Ah, fonico, ma siamo in un paesino appunto del Beneventano, paesani, Casarecce. Ma facciamo musica tipo tarantelle, qualche cosa? No, suonano su vecchie canzoni popolari, ecco. Ma rivisitate in chiave rock. C'è qualcosa di popolare però, certo, ecco, perché certo. Qui i paesani poi nel rock non è che lo digeriscono tanto. Sta aspettando gli gnocchi? No, la padellaccia. Ah, la padellaccia, benissimo. Vedo una coda alla Fiorello. Ma non è che tanto è proprio un fans di Fiorello? No, usisce il codino, lo faccio vedere bene, nel suo splendore. La potrei definire un Fiorello beneventano. Questa è la saga della buona sagra della patata a Cautano, vi aspettiamo. Ma scusi, lei mi dica una cosa, ma la sagra della patata qui ci sono le maggiorette, la banda musicale, i fuochi d'artificio? Non c'è niente. Niente proprio. Niente. È rimasta solo che cosa? È solo la la patata. Ma neanche la patata. Nemmeno. C'è. L'unico frutto dell'amore è la patata. È la. Ciao, buonanotte.